Vangelo di oggi appare la beatitudine, questo grido molto carnale di una donna che dalla folla, vedendo il Signore, grida: beato, beato il seno che ti ha allattato, beata tua madre. È una donna che dice: beata tua madre. C'è sicuramente lode incondizionata, però potrebbe anche esserci quello che è molto più comune a tutti noi, che è ciò che viene dalla carne, e cioè il continuo apprezzamento delle virtù umane, carnali. C'è un grido che viene dalla sapienza carnale. Da questo nucleo, solo carnale, solo terreno, si giunge in un passo all'avvelenamento delle relazioni, alle gelosie, alle invidie, al misurarsi con gli altri e quindi poi i complessi, eccetera. Qui sarebbe interessante partire da questo Vangelo per parlare alle donne e alle ragazze, soprattutto di oggi, dove regnano fortissimi i complessi, perché i target, gli obiettivi, i modelli sono così inarrivabili e falsi da indurre le ragazze in crisi tremende. Moltissime ragazze, anche molto belle, diciamo quasi tutte, sono preda di complessi terribili che poi cercano di risolvere molto spesso nel modo peggiore, buttandosi via per non sentirsi complessate o per non sentire quello che non è vero, ma credo sia la loro situazione, quello che sia il loro aspetto, il loro carattere, le loro capacità, la loro presenza nel gruppo, degli amici, eccetera. Gesù sposta ogni relazione in un altro ambito. E se è vero che sono beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano, è anche vero, in un altro grado evidentemente, che sono beati coloro che si ascoltano mutuamente. Perché noi sappiamo che la fede, cioè quello che è più importante di tutto, quello che salva la nostra vita, quello che ci riporta nella nostra vera dimensione, nella nostra vera identità, è la fede. E la fede viene con l'ascolto, dice San Paolo. La fede viene grazie e in virtù alla predicazione. Viene dall'ascolto. Perché quello che ha distrutto Eva è stato lo sguardo, ma soprattutto è stato l'ascolto di una menzogna che ha inquinato quello sguardo, e quindi il pensiero e quindi la decisione. Allora è vero che noi con lo sguardo nasce in noi la concupiscenza, nasce in noi il desiderio e poi le invidie e poi le gelosie, eccetera. Ma è vero anche che lo sguardo non ha il potere di far entrare completamente la tentazione, la menzogna dentro di noi. Lo sguardo ci fa vedere, e questo siamo tutti, tra virgolette, obbligati a vivere questo quotidianamente, fuori dalla finestra passare la menzogna, la tentazione. La guardiamo. Il problema è se apriamo quella finestra, ci mettiamo a dialogare con quella tentazione, con quella menzogna, e poi dopo passiamo alla porta, la facciamo entrare perché diventi una cosa con noi. Allora il combattimento è sì nello sguardo, ma è soprattutto nell'ascolto. Per questo la beatitudine passa dall'ascoltare la parola di Dio, che genera in noi la fede, e attraverso l'ascolto della parola di Dio e la generazione della fede, l'osservanza, cioè custodire il seme della fede, vederlo crescere e vedere compiersi questa parola in noi. Questo genera una nuova relazione. La terapia di coppia cerca l'ascolto dei due coniugi che non hanno spazi, non hanno mediazioni, non hanno modi, perché ormai ingannati completamente, presi nei lacci dell'orgoglio e della superbia, è impossibile dialogare. Non è che sempre risolva, perché c'è bisogno di qualcosa di più, può essere uno strumento, perché c'è bisogno dell'ascolto della parola di Dio. Che la parola umana, fosse anche la parola del miglior psicologo, psicoterapeuta, non riesce a cambiare il cuore delle persone, riesce a preparare il terreno. Un figlio non ascolta perché non vuole avere relazione col padre e la madre. Il primo modo di tagliare la relazione con le persone è non ascoltare, fare finta di ascoltare, parlare e l'ascoltare, è una forma di amore. Per questo c'è una relazione nuova, perché le relazioni fondate sull'ascolto suppongono l'uscire da se stessi, aprire le porte del proprio udito, quindi del proprio cuore, della propria mente, per umilmente ascoltare ciò che l'altro ha da dirmi, nella consapevolezza che l'altro può avere qualcosa da dirmi, che non so tutto, cioè che ho bisogno dell'altro e che posso offrirmi all'altro. Le relazioni fondate sulla carne sono relazioni infettate dal peccato, vogliono possedere l'altro, che l'altro diventi ciò che noi desideriamo che sia. L'ascolto significa
mettere al centro l'altro e non noi stessi. Questo è quello che ha fatto Maria, senza peccato originale, con l'angelo e quindi con Dio. Questo è quello che ha fatto Gesù con il Padre, apprendendolo anche attraverso il latte di Maria. Noi che abbiamo peccati, abbiamo bisogno di Maria, del seno di Maria, del latte di Maria, dove rinascere ed essere nutriti con il latte dell'obbedienza per imparare ad ascoltare e, come dice la Scrittura, vivere una vita nuova, vivere una vita in ascolto, in obbedienza, da creature, da figli di Dio, che mettono al centro Dio e con Dio mettono al centro la moglie, il marito, i figli, il fratello, la sorella, cioè vivono offrendosi agli altri, offrendo il proprio ascolto, offrendo il proprio amore, offrendo la propria pazienza agli altri. Che è esattamente la relazione della Vergine Maria con Gesù, perché questa donna non poteva immaginare come era stato generato il Signore e come era arrivato il Signore a prendere il latte da questa madre, attraverso quale via e cammino Gesù era apparso nel seno di Maria, attraverso l'ascolto e l'osservanza, cioè l'accoglienza docile della parola ascoltata, che era una parola assurda, che però oggi viene detta a te, oggi viene detta a te e a me. Benedetta sei tu, benedetta fra tutte le donne. Tu pensa ai compressati, a quelli che si credono diversi, a quelli che si credono inferiori, a quelli che si credono che non hanno un fisico, un corpo attraente, a quelli che pensano di essere meno intelligenti, meno brillanti. E dice, a te, quindi a ogni persona, Dio parla così. Benedetta sei tu fra tutte le donne. Beata te fra tutte le donne. E beato vuol dire pieno di tutto. E non ti manca niente. Perché Dio ti ama. E vuole prendere dimora dentro di te. E vuole fare che le tue mammelle possano allattare Dio. E che vuol dire questo? Che la tua vita diventi la vita di Dio, perché Lui ne faccia la sua vita. Pensa, possiamo meditare oggi questa cosa. Gesù è potuto salire sulla croce per salvare l'umanità, salvare ogni uomo, perché una mammella, due mammelle, l'hanno allattato, gli hanno dato la vita, no? Se no moriva di fame. E quelle mammelle sono mammelle di una donna, in carne e ossa, non di un angelo, non di un semidio. Una donna in carne ed ossa, che ha ascoltato la parola. E questo puoi essere tu oggi. La tua vita, il latte, la tua vita, a Cristo, perché Cristo oggi possa salvare le persone che sono accanto a te. Pensa che dignità, pensa quanto sei importante. Ma tutti, 85 anni, 80 anni, adesso ormai non posso più fare quello che facevo da giovane. Che cosa? Non cambia nulla. Anzi, latte migliore, perché è una vita intera vissuta. Quindi puoi travasare nel Signore tutta un'esperienza, tutte le solitudini, le difficoltà, i fallimenti, le frustrazioni, le cose belle, tutto, tutta una vita. E il Signore l'assorbe come assorbe un bimbo appena nato, quel latte, perché diventi la sua vita, quindi la vita di Cristo. Cristo salva la mia vita perché io gliela do. Questa è la cura per ogni ragazza, per ogni donna, per ogni persona, per ogni uomo. Ascoltare significa innanzitutto porgere l'orecchio, che vuol dire offrire la propria libertà, offrire la propria vita, offrire tutto a Cristo perché la faccia sua, la salvi e le faccia strumento di salvezza. Questo cura tutti i complessi, tutte le nevrosi. Questa è la nostra missione. Capite che non c'è nessun volontarismo, nessun moralismo, è tutto grazia e gioia enorme di poter offrire la nostra vita al Salvatore del mondo. Che il Signore ci conceda questa umiltà di riconoscere, sì, le nostre debolezze, i nostri complessi, i nostri limiti, le nostre nevrosi, ma dare tutto questo a chi, purificando tutto questo, ne fa un tempio del suo amore, perché chiunque si avvicini a noi possa avvicinarsi come a un tabernacolo e ricevere la beatitudine che colma la nostra vita, che fa bella la nostra vita, che fa santa e benedetta la nostra vita.